monte, monumento della natura. Oh, meraviglia delle meraviglie, pensare che da 6 milioni di anni tu pendi di lassù e mai, mai cadrai. Dopo 81 giorni e 14 ore di grotta, Fantozzi uscì miracolosamente alla luce. Ma dalla coppa del cesso di Herr Otto a Bad Kleiner Kirchenheim, nella Carinzia austriaca. Italian, tourist, passport, non spicco io. E così, sfuggito faticosamente, quasi indenne alle profferte di Otto Kluxmann, noto omosessuale carinziano, Fantozzi tornò a percepire le sue 827.500 miserabili lire al mese. 33! Buongiorno, signora. Buongiorno. Chi è fuori? Fina! Vi abbiamo pregati! Finalmente! Yuhu! Pina! Mi rispedisce all'ufficio postale? Cerco di fare uno scippo anch'io. Scusa, Era fatale che anche per lui, come per tutti i pensionati, scattasse la mortale trappola degli hobbies. Primo, hobby di Fantozzi, l'aeromodellismo. Secondo hobby di Fantozzi, il golf. Colpo mancato! Sì, insomma, mancato. Cosa mi combinato? Su, prendi la bocca. Io andrei. Terzo hobby di Fantozzi, il ciclismo. Ragioniere, alla bersagliera! Alla bersagliera! Avanti! Avanti! Alla fine capì che l'unico hobby possibile per lui era il lavoro. Dunque, ispettore di zona, ti piace? Magari, Ugo. Dunque, requisiti richiesti. Milite esente, lo sono. Diplomato ragioniere, lo sono. Auto propria, ce l'ho. Ambisesso, sì, no? Certo, Ugo. Ambizioso carriera, lo sono. Massimo 35. Non lo so. Ma vedrai che prima o poi qualcosa lo trovi di adatto a te. Guarda qua. Leggi. Massimo 35enne, massimo 35enne. Massimo 35enne, massimo 35enne e massimo 35enne. È che non mi voglio. Non gli servo più, hai capito? Ma io mi domando se uno che ha superato i 35 anni vuole lavorare, che faccia? Ammazza? Ma no, Ugo, perché vedi, non conta l'età che hai, conta quella che ti senti. Ha ha ha!
La prova di assunzione per quell'unico ambitissimo posto di aiuto del vice corruttore laterale mafioso consisteva nel risolvere un problema di contabilità nera basata su codici segreti di esponenti piduisti dell'intrallazzone politico-camorrista.